appendere e vedere l'altezza, così ritarare l'altezza. La tua praticamente sta sotto di una spanna, Quindi posso ok? alzare il braccio. Quindi devi alzare un braccio, quindi qua uno, la tua, diciamo, potrebbe alzarsi in un altro obiettivo, soltanto che da solo non ce la faccio. Lei ha fatto Fiorella. Tu ti sei già vista l'altezza? Ah, va bene. Vediamo un attimo l'altezza tua. Allora, tu però lo vedi, qua ci sali abbondantemente, pure troppo. Giusto, giusto per poterci salire. Vabbè, ok. Considera che se facciamo un'inversione, tu sicuramente tocchi la testa qui, eh? Ok, però a te ti farò fare un'inversione in ogni caso, ad amaca bassa. No, basta un solo gancio nel tuo caso. Servirebbe a Fiorella, perché Fiorella vuole l'amaca bassa. Sì. Dopo lo rialziamo di uno. Tu adesso lavora così. Che è anche meglio per te, perché comunque lo stretching che facciamo delle gambe è anche un po' inferiore. Ok, benissimo. Abbiamo quindi quest'amaca così, a livello giusto che ci arriva a 5 dita dall'ombelico, la portiamo dietro, quindi sul nostro coccige, apriamo le gambe, le mani sono giunte, ci prendiamo l'amaca e facciamo la centratura. La centratura è un esercizio in cui io oscillo e faccio dei micro movimenti avanti e indietro. Chiudo gli occhi e mi lascio andare con movimenti spiralici. Spiralici significa che dal centro sono rotatori, poi allargo maggiormente le gambe e sono sempre più ampi. Devo poter percepire il fatto che l'amaca mi sorregge. Quindi inspiro ed espiro ascoltandomi. È troppo bassa? È Fiorella? Ora completamente mi lascio nell'amaca e entro nella posizione di fuso. Il fuso è un 45 gradi a 5 cm, 10 cm dalle ascelle, quindi sotto praticamente eliminiamo quindi il sistema linfatico, non deve essere mai interessato il sistema linfatico, il meno possibile. Poi allargo le braccia e mi lancio in avanti. Da questa posizione mi alzo con una gamba, mi alzo con l'altra gamba, prendo il tessuto e rimango. Mi appoggio nella posizione del caffè. Questa è una posizione tipica del caffè. Rimango sempre comunque a una distanza, ok, 10 cm dalle ascelle, eh? Prendo il caffè in cui io semplicemente con la mano destra pigio il ginocchio destro e allungo la gamba sinistra. Inverto la posizione, pigio col braccio sinistro sul ginocchio sinistro, streccio e allungo la gamba. I nostri primi 15 minuti saranno esercizi esclusivamente di stretching per allungare i nostri muscoli. Ritorno, riprendo l'amaca, la ampio, la tengo bella ampia e ruoto.
Ispirando, espirando. Mi fermo, da questa posizione mi fermo e vado in avanti. Mi lascio andare in avanti, mi trattengo sempre. Allora, da questa posizione voi potete benissimo anche sbilanciarvi se vi va, sempre più avanti. Io ho tutto il divano, quindi non posso andare oltre il divano, ma voi potete anche. No, Fiorella sta meglio lì. Lei è ampia, lì sbatterebbe dopo 5 minuti. Tanto guarda, è questo l'esercizio. Allora, io stavo qua, no? In questa configurazione qua. Non è nient'altro fatto che ho abbassato completamente il tessuto, ok? Mi sono inclinato. Questo è il massimo, diciamo, dello stretching che io posso fare.